accogli la tristezza e l'ansia si allontana. Ciao, preparati per qualcosa di strano che ti dirò in questo video. Quindi mettiti comoda e accogli la tristezza, lasciando che l'ansia si allontani. Forse per colpa dell'ansia non riesci a fare cose e a vivere pienamente la tua vita, la tua quotidianità, e senti tutto intorno a te come una cappa di tristezza, no? Avvolta in questo alone di tristezza. E quindi ogni giorno giustamente la combatti perché la vuoi mandar via. Ma oggi ti chiedo di provare qualcosa di diverso. Tanto hai visto che più la combatti e più questa torna. Quindi appena senti la tristezza arrivare, immagina di aprire la porta del cuore a questa emozione e di farla sedere accanto a te, mentre magari gli offri anche un buon caffè e le chiedi: cara tristezza, cosa hai da dirmi oggi? Ti ascolto. E resta in silenzio finché inizierai a percepire che questa tristezza si trasforma in qualcos'altro. Potrebbe essere un'immagine, potrebbe essere un profumo, potrebbe essere anche un'intuizione, o potrebbe essere anche una bella risata liberatoria. Fatto questo, prendi il tuo diario della gratitudine e scrivi tutto questo che hai provato, di come sei grata di aver accettato la tristezza in questa tua giornata, di come sei riuscita ad accoglierla nel tuo cuore e di come l'hai vista andare via donandoti una felice leggerezza. Quindi ringrazia e scrivi di tutto questo. Scrivendo e facendo così, sicuramente ti sentirai meglio e capirai che sei in grado di accettare e lasciare andare quasi poi istantaneamente la tua tristezza. E visto che hai preso il diario poi della gratitudine, scrivimi anche qui sotto se questo video ti è piaciuto. E questa strategia immaginativa, come la chiamo io, di cambiamento, la uso anche nel mio percorso Libera l'anima e vola con lei, dove guido le persone ad uscire dalla gabbia dell'ansia in un percorso unico e soprattutto personalizzato. Quindi cos'altro dirti? Brindo alla tua ritrovata felicità. Prova, fai questo esercizio, applica questa strategia nella tua vita, nella tua quotidianità e poi fammi sapere. Alla prossima.